ambasciatore in Kenya, mi invitò a Nairobi perché c'era il 25enne giubileo, dicevano loro, dell'Istituto Italiano di Cultura in Kenya. E per questo giubileo lui aveva avuto l'idea di far mettere in scena a una compagnia keniana Filomeno. E questa compagnia keniana, tra l'altro, invece recitava in inglese, immaginava recitasse in keniano, invece recitava in inglese con un regista inglese, e voleva da me, diciamo, una specie di, non voglio usare dire supervisione, ma comunque una serie di sedute di consiglio su una messa in scena possibile di Filomeno Maturana. E allora io andai lì, vidi un po' queste prove, partecipai un po' alle prove, in realtà se devo poi raccontare tutto come andò, tutto sommato anche il tempo degli anni sono passati, lo posso fare con molta tranquillità, capì che questo regista inglese era molto più famoso. E allora approfittai semplicemente per fare una bella vacanza in Kenya, poi andavo a vedere la prima, disse che era bella per le vendiglia. Però l'anno dopo, nel 97, al Cairo c'era, non so se ci sia ancora, purtroppo penso di no, un bel festival internazionale mondiale di teatro musicale, teatro d'autore, festival al quale partecipavano tantissimi paesi. Per mia fortuna mi invitarono, come si usa dire in genere, come guest star. E io feci anche lì una bellissima vacanza, poi con un autista, automobile, eccetera, eccetera, però questa vacanza fu una vacanza nel senso veramente teatrale, parlo di tante cose belle. Intanto era anche arrivata lì al Cairo la notizia che io avevo l'anno precedente fatto questa, tra virgolette, come dico, supervisione di questa vigilia di Filomeno Maturana a Nairobi. E allora tutti, non volevo che io parlassi di questa cosa, e veramente parlai in maniera un po' più virgolettata di come ho fatto adesso, dicendo che feci la vacanza, non dissi questo, dissi altre cose, e la cosa interessò questo pubblico egiziano, in particolare i nostri dell'Istituto Italiano di Cultura al Cairo, che volvero immaginare di mettere in scena Filomeno Maturana al Teatro Nazionale Egiziano, al Teatro Afro, un bellissimo teatro, un po' come il Mercadante, sono delle belle architetti orientali, dei parchi molto, molto particolari, e fare questa messa in scena, naturalmente però questa volta in arabo, nella lingua. Bene, e si fece per questa cosa, l'anno dopo, 1998, al 25 di settembre, io partì per questa avventura. Arrivato al Cairo, naturalmente la cosa in arabo mi veniva abbastanza sprovveduta, la simpatia per quei paesi, però la lingua ancora non la parlavo, non la parlo neanche adesso, anche perché ci sono un po' per ragioni così, come potete immaginare, anche contingenti, tanti rapporti, va bene. E allora avevo una serie di assistenti, avevo in realtà 3-4 assistenti, per mia fortuna, innanzitutto parlavano molto bene l'italiano, ma scusate un secondo solo, ma c'erano due di questi assistenti che avevano fatto la mia stessa scuola, l'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica, seguito da tutto questo, per fortuna fu un viatico molto importante per questa avventura, perché non solo parlavano bene l'italiano, ma sapevano anche del teatro in Italia, perché d'altra parte avevo fatto lì già, io portavo la mia esperienza, la mia conoscenza del Duarte, un paese dove esperienza teatrale nostra, diciamo europea, italiana, europea, non aveva ancora avuto nessun riscontro con quella loro, che era tutta diversa dalla nostra, ma una esperienza teatrale da loro molto, mi viene da dire, molto chiassosa, insomma, dello spettacolo, molto ridondanti di parole, di musica assordante, però insomma erano anche spettacoli che mi faceva piacere vedere, ma di matrice tutto affatto diversa dalla nostra, e in particolare tutto affatto diversa dal teatro, diciamo, di Duarte, che io lo vedo in scena. In tutto questo scoprimo anche che la traduzione, appunto, di cui si parlava prima,
situazione fatta in arabo classico. Tu mi sei testimone che questa cosa era accaduta ed era chiaramente per la lettura anche di un certo tipo, non si poteva immaginare che Filumene, che poi faremo una parentesi sulla struttura artistica di Filumene, sicura. Ma ad ogni modo che non si poteva immaginare che il teatro di Eduardo, un teatro di matrice così popolare, potesse essere recitata in arabo classico, come se noi recitassimo in De Casino, in Italia, il teatro di Eduardo, solo si potrebbe essere una bella idea divertente per me. E quindi dovremmo perdere il tempo, insomma, impiegare molto tempo per sistemare questa traduzione nell'arabo parlato loro di tutti i giorni, è una cosa che chiese effettivamente una fatica lunga, oltre che dura. Finalmente però dopo un mese e mezzo di lavoro su questo testo riuscirono con una mia partecipazione affettiva e culturale materiale a mettere sulla carta questo testo e finalmente cominciamo questa prova. Allora, fu un'avventura molto particolare e chiaramente io immaginavo, e così poi per mia fortuna venne, che le prove si svolgessero come si svolgono da noi, cioè si riuniscono per la compagnia. E si riunisce la compagnia e si legge prima a tavolino per un certo numero di giorni il copione, e in questo numero di giorni si chiariscono i rapporti, si chiariscono i personaggi, i rapporti tra i personaggi, il senso di certe scene, eccetera, eccetera, tutte cose che adesso sai che posso metterlo ad entrare, come potete immaginare, e poi lentamente, un giorno dopo l'altro, da noi si mette in piedi, si mette lì il tavolino, si mette in una sala più o meno come questa, si fa un tracciato in terra che è la pianta, diciamo così, della scena, e su quella pianta si lavora. E lentamente poi si va in scena, si va sopra la scena, eccetera. Invece loro non concepivano una prova in questo modo. Bisogna aggiungere anche che eravamo quasi in prossimità del Ramadan. Ora, il Ramadan è un periodo molto particolare, sapete, no? Dove si fa astinenza e non si lavora. E quindi tutti questi attori cercavano prima del Ramadan di lavorare il più possibile, di incassare, diciamo, danaro il più possibile per poter poi aspettare quando avrebbero ripreso a lavorare. E quindi facevano i film insieme contemporaneamente, radio, televisione, cinema, no? E insomma, le prove non c'eravamo mai tutti, per cui successe un po' anche problemi non solo logistici ma anche morali, che certamente io non ero un po' in questa situazione, anche con la possibilità di appunto di lasciare andare, essendo fatto più che così non si poteva andare avanti. Per fortuna l'attore egiziano che faceva interpretare il ruolo di Domenico Soriano, che si chiamava era una persona, un grande attore egiziano, tra l'altro ebbe anche l'avventura di avere come protagonista, poi purtroppo non poté, ma in realtà fu molto molto contento di questo, chiamiamolo sostituzione. Quell'attore a quel tempo ci fu un film molto bello, quello della città che si chiamava Il Destino, qualcosa del genere, e c'era questa grandissima storia, era la storia di Averre. Era la storia del re, c'era questo bellissimo, nel senso interpretativo, attore egiziano che per qualche momento mi fece ridere che aveva dovuto fare Domenico Soriano, invece volevano dire questo, però questo attore che lo sostituì fu altrettanto bravo ed era tra l'altro un attore molto importante in Egitto nel senso cinematografico, era una specie del nostro Alberto Sordi. E anche lei, che faceva Filumena, la Davil l'Aziz, mi pare, qualcosa del genere, mi fa andare a Vicenza per essere così per parlare di sicurezza, di piacere. Sì, esatto, Davil Abdel Aziz,
Lei anche era un'attrice molto nota, anche lei, però entrambi erano più attori comici, erano un po' come i nostri a suo tempo Alberto Sordi e Monica Vitti messi insieme. Infatti, mentre parlavamo, poi ci fu una prima al Cairo, un film girato da loro due, si dice oggi, insomma, è stato molto bello, va bene. Comunque questo attore capì, come io intendevo, che dovessero essere svolte le prove, e adunò la compagnia e disse: ragazzi, Mariano deve aiutare per fare questa cosa, bisogna che ci troviamo tutti quanti a lavorare, come si può fare? Io disse: guardate, io non ho problemi, possiamo provare anche di notte, non mi interessano, che ci siamo tutti, non si prova. E così le prove cominciavano, di solito alle 10 e andavano avanti, 2, 3, di tanto quello non c'era da fare. Non è sempre così, ma qualche volta accade che non abbiamo, come si dice, orari, non c'è Natale, non c'è Capodanno. E io ero in un albergo, penso che poi siccome chiaramente mi mancava la cena, per lui la cena era per gli attori, la cena era l'unico pasto della giornata, quasi tutti casi, quasi tutti quanti. Io ritornavo la sera in questo bel albergo egiziano, albergo ospitato, e trovavo il ristorante aperto solo per me, la cosa che in un certo senso mi consigliava, ma in un altro senso mi faceva anche un imbarazzo, per capire che io arrivavo sempre così, ma avevo un'esperienza anche in questa. Ad ogni modo, finalmente riuscì a cominciare questa cosa. Perché la cosa bella di prima era che ogni attore arrivava, voleva provare la sua parte e andare via. Dico, no, com'è, perché sono canzone, lui canta canzoni di mai, non era una cosa del genere, dice, facciamo provare con tutti. Ed era molto singolare. Ora, dicevo prima, la struttura, un cenno a questa struttura linguistica di Filumena. Tra le commedie di Durando, siccome si parla sempre di questi tentativi, anche in Italia sono stati fatti, molto teorici poi in realtà, di italianizzare, si dice in Italia, le commedie di Durando. E diciamo che in qualche commedia si può anche fare questo lavoro, che più che un lavoro, insomma, sarebbe quello di, come ha fatto poi lo stesso Edoardo, perché poi i personaggi di Edoardo, diciamo che il protagonista delle commedie di Edoardo nasce sic-sic e lentamente fa il suo percorso fino a diventare borghese, chiaramente. E quindi anche Edoardo ha fatto fare ai suoi personaggi questo percorso, nel senso che i personaggi di Edoardo ormai nella parte terminale della vita di Edoardo si esprimevano in un italiano, in un napoletano che era vicino all'italiano parlato, in una cadenza con un vero e proprio linguaggio napoletano, in un italiano però scalzato. E con quasi tutte le commedie di Edoardo questo tipo di lavoro si può anche immaginare di fare. Con Filomena questo lavoro non si può fare. O si può fare, ma non si può fare per il personaggio della protagonista, per il personaggio del titolo. Per una semplice ragione, oltre che per il suo carattere di donna di povera, ma perché esiste una scena molto precisa di Filomena, quando arriva la giovane infermiera di cui Domenico Soriano per aiutare il marito. Lei si rivolge all'infermiera e dice: Rosa Rosa, Rosa Rosa. E allora la governante dice: posate la rosa, levo due panze. Le latte in dice: ora questo tipo di cosa, questa scena, chiaramente sta a significare che Filumena non può parlare, se non si può. Commedia che ha bisogno della parlata popolare di conseguenza di quel lavoro che poi dicevo prima che è necessario fare. Facevo queste prove molto particolari, molto, e insomma una bellissima esperienza, perché certamente questi
attori arabi, tutti di grande talento, intendiamoci anche giovani, facendo ciascuno il loro ruolo, per esempio, in maniera esemplare, però sono molto diversi da loro, e quindi io vedevo cose che non immaginavo, che immaginavo sempre di vedere Casagrande, i nostri attori che recitano di solito il guarda, invece questi si muovevano anche in modo diverso. E c'era quella scena a un certo punto quando Domenico Soriano è spasmodicamente teso a capire quale dei tre è il figlio suo, e dice: ah, io cantavo una volta, cantavo, adesso voglio vedere chi di questi canta, e se canta bene. E nella commedia, una scena della commedia sporta in Italia, è una scena anche sinarante, c'è quello stonato, c'è quello, no? Questo caso, e io avevo preso non mi ricordo quali canzoni in prova per far fare a questi attori, mi pare cronaca di allora che mi porta queste cose, sì, ma se ne sattagliare con solo io, ognuno cantava una di queste tre canzoni, e la cosa molto originale e divertente fu che questi attori cantavano, tentavano di cantare questo motivo, questa melodia, però un po' come cantano loro, la anche lì diventava una scena molto, molto esilarante. Tant'è vero che la commedia è un bellissimo successo, doveva stare su, un po' come succede da noi, una quindicina di giorni, forse un mese, andò in scena novembre, adesso non ricordo esattamente il giorno, ma è rimasto in scena fino ad aprile, insomma, è veramente un numero di repliche particolarmente notevole. Sempre riferendoci a questa, poi c'era una cosa molto singolare, uno di questi tre attori che facevano i personaggi dei figlioli di Filomena era un musulmano integralista, e quindi pregava spesso. A un certo punto doveva entrare in scena, le prove, questo accadde, ma l'ultimo non ci capivo bene. Era quello che stava idraulico, se vi ricordate, come diceva Sofia. E non stava bisogno idraulico, stava pregando. Come stava pregando? Deve entrare, stava pregando. E allora io andrei a vedere questo amico che pregava. Si dava il caso che in questo teatro Atata si prega in direzione della Mecca. Questo teatro Atata, la Mecca era, la direzione della Mecca era davanti alla porta della tua vita. Una cosa molto molto particolare, però con grande serietà e significa. Vabbè, poi ci capimmo che anche se era l'orario per pregare, se fossimo stati scemi, non avrebbero potuto pregare, però avrebbero dovuto rimandare la preghiera di qualche ora. E la cosa, appunto, ritornando al loro modo di fare teatro, questo teatro molto chiassoso, come dicevo prima, di musica, di cose, di luci, sparate così, e i tecnici, i direttori di scena, eccetera, di questo teatro rimasero molto, molto colpiti dal fatto che, come si svolge fino alla maturata, alla fine c'è il matrimonio, no? Si è sulla sedia, scena che poi guarda, ha fatto tante volte una volta una cosa per ricordare Titina, e dice, lo fanno male scarpe, no? Si deve scarpe, sta là e finalmente piano, e allora questa scena che c'era, era ormai al tramonto di sta giornata di matrimonio, si era, diciamo, vista temporale ormai all'ora del tramonto, e quindi si faceva anche secondo umiltà la mia regia tentava di fare anche la luce del tramonto, quindi attraverso questo balcone leggermente aperto, una luce molto molto fioca, molto d'atmosfera, cioè, e tutti guardavano questa cosa a bocca aperta, e io ho detto, la scena del mio video, visto, ma come fate a fare queste cose? A me non ci sono presentate di sapere. Erano molto stupiti del nostro modo di fare un teatro così meticoloso.
meticolosamente attento all'effetto di luce, all'effetto di voce, quando c'è il momento che Filomena racconta che si era fermata davanti alla Madonna a dire il suo problema, e a un certo punto sentì questa voce di Filippo, era tutta una cosa molto alta, molto d'atmosfera, e insomma aveva un grandissimo successo, nonostante ci sia stata il dubbio, diciamo, anche espresso dai nostri amici dell'Istituto Italiano di Cultura, che nel mondo orientale il problema della paternità non è un problema così sentito, e che quindi il plot, chiamiamolo così, della commedia, poteva rischiare di non coinvolgere molto il pubblico. Invece questo già quando ci fu la messa in scena di Nairobi, si disse questo, mi fanno tanto paura, si disse questo. E invece lì però, sì, e però il problema è che poi si parlasse in inglese, eccetera, fu un po', non riflettivo tanto su questa cosa, non si riflette tanto su questa cosa. Mentre invece in Egitto erano proprio certi che questo sarebbe stato un ostacolo per il successo della commedia, cosa che invece non avvenne affatto, anzi, sembrò anche risvegliare delle voglie di paternità nei pubblici egiziani. Niente, insomma, l'esperienza per quanto mi riguarda fu veramente un'esperienza particolare, ma particolare non significa niente, naturalmente, è solo un modo di definire uno stato d'animo del momento, ma era proprio per come, tentando io, tentando noi, anche chiaramente con i miei assistenti, perché non ero da solo, sarebbe stato preso un po' alla loro serrabbia, di portare questi attori, questi interpreti, bagnarli, diciamo, nel napoletano, nel mondo nostro, nel mondo napoletano. Il risultato che veniva fuori era un risultato veramente eccitante, un po' riferendomi alla storia della scena del canto, ma un po' in generale anche il secondo atto si apriva con la cameriera che pulisce, no, le cose, cantava, poveda anche lei, e diventava tutto di una specie di Filomena del Maestrano raccontata da Scheherazade, insomma, una cosa un po' di questo. Sì, non mi viene tanto altro da raccontare, mi sembra insomma nel corso delle chiacchierate improvvisamente si aprono gli squarci, ricordo a dire qualcosa, forse fossi sollecitato per esempio da voi con qualche considerazione.